Samuel Romano, meglio noto semplicemente come Samuel, è un cantautore e frontman della band dei Subsonica. Fin da piccolo si appassiona alla musica e infatti prende da subito lezioni di chitarra. Dopo il diploma, Samuel decide di non proseguire gli studi e dedicarsi completamente alla musica. Una delle sue prime esibizioni avviene con una band di nome Amici di Roland, dove tra i componenti c'è anche Davide Di Leo, attuale membro dei Subsonica. Con la collaborazione di Max Casacci, pubblicano un episodio, il primo passo che li porta a firmare il loro primo contratto discografico come band, i Subsonica. Nel 2000 il gruppo partecipa al Festival della Canzone di Sanremo. Arrivano undicesimi, ma da quel momento non si sono più fermati, firmando un successo dopo l'altro. I Subsonica, di cui Samuel è il frontman, hanno pubblicato ben 8 album e vinto numerosissimi premi, tra cui il premio Amnesty Italia, MTV Europe Music Awards, TRL Awards e molti altri ancora. Punto nel corso della sua carriera, Samuel Romano ha collaborato con molti artisti come Antonella Ruggero, I Linea 77, Franco Battiato e i 99 Posse. Nel 2000 insieme a Morgan dei Blue Vertigo crea Disco Labirinto, contenuto nell'album Microchip Emozionale. Nel 2009 lui e Giuliano Palma scrivono Un Grande Sole e nel 2012 ha registrato Oro e Argento con il rapper Enzi. Dopo una parentesi da solista, Samuel, che nel 2016 pubblica l'album Il Codice della Bellezza e l'anno successivo decide di partecipare nuovamente al Festival di Sanremo, nel 2018 torna nuovamente ad essere il frontman dei Subsonica e arriva l'ottavo album, 8. Samuel non è solo un cantautore. Si occupa anche di scrivere testi per altri suoi colleghi. Nel 2019, poi, viene scelto per far parte della nuova giuria della 13ª edizione di Decimo Factor insieme a Mara Maionchi, Malika Ayane e Spera e Basta. Nell'estate 2019 Samuel ha subito un intervento al cuore. Forse mi ero dimenticato di dirvi che ho da poco subito un piccolo intervento al cuore, è andato tutto bene quindi non allarmatevi inutilmente, ha fatto sapere sui social. In effetti non ve l'ho detto proprio per non farvi preoccupare. Io mi sono asteriscoato sotto, comunque. I medici, che sono stati stupendi, mi hanno detto di non agitarmi troppo in questi mesi estivi. Ingenui. E quindi eccoci qui, si riparte per un nuovo viaggio insieme. L'ennesimo tour subsonico. Le prove sono andate bene e mi sento in forma, ma dovrò chiedervi un po' di fiato e di energia in prestito. Giuro che ve li renderò con gli interessi. Samuel Romano è nato il 7 marzo 1972 a Torino sotto il segno dei pesci, è alto 1,75 m e pesa circa 71 kg. Nonostante sia molto conosciuto, la sua vita privata è praticamente blindata.
Non si hanno per esempio informazioni su nessuna delle sue relazioni passate, segno che è riservatissimo, ma la sua attuale fidanzata si chiama Isabella Aragonese. È un'attrice classe 1981 diventata nota con il film di Paolo Virzi Tutta la vita davanti, ma ha recitato, tra gli altri, anche nel Padre d'Italia, Questione di Karma e in TV nella fiction Rocco Schiavone. Samuel e Isabella stanno insieme da tempo, ma per ora il matrimonio sembra non rientrare nei loro progetti. Continuano a vivere il loro amore nella più totale riservatezza, evitando interviste di coppia nei salotti televisivi.